Sì, arrivare all'edificio, via Roma, scendiamo per via Ci stanno addirittura due Sauchelli, possibilità. no, via Stazione. Sono due possibilità, potremmo fare le scalette, ma le facciamo in salita, così è più complicato. Salvatore, buongiorno. Buongiorno, Indiana. Appena svegliato. Allora, ci facciamo via Stazione, che arriva poi giù. E salutiamo, ciao, trattori. Allora, prima di arrivare all'edificio, io vi voglio far vedere una cosa. Allora, mi sembra il Max Bond questa casa. Guardate che meraviglia questa casa. Questa è via Spinelli. Non fate facili ironie. Allora, guardate che bella questa casa. Il nuovo e il vecchio, guardate. Il nuovo, Il Luigi, bello e e il il vecchio. brutto. E tua sorella. Allora, guardate. Intanto salutiamo Emidio. Ciao, Emè. Saluta Emè. Salutami, ciao. Allora, casa nuova e casa vecchia, ok. Ora andiamo via Spinelli. Quante volte da ragazzini abbiamo percorso questa strada per andare a giocare a pallone? Quante volte? La mia voce si deve sentire. Questo posto non deve morire. Ragazzi, dai, teniamo alta la bandiera di Montacuto. L'edificio è un posto storico perché almeno Esatto. due, mettiamo tre, Tre forse generazioni. tre generazioni di ragazzi hanno speso i loro pomeriggi. Fammi fare un piccolo amarcord. Io voglio ricordare, no, una cosa se voglio ricordare Zia Adelina che abitava qui, che quando eravamo piccoli Ci ci dava dava sempre le bottiglie sempre d'acqua. da bere, sempre, Anche zia sempre, sempre. malata, Io voglio dare un bacione, insomma, a tutta la famiglia perché venivamo qui assetati dopo la partita qui all'edificio e Zia Adelina, potimmo beve? Metra Ricordiamo sì, per tu voglio. correttezza anche zia Immacolata che c'è sempre Ricordiamo, fornito di esatto. bottiglie d'acqua. Esatto, guardate. Guardate, tanto cani che Leonardo non ci ha abbaiano. offerto il secondo posto, Leonardo, però. no. Allora, questo è l'edificio. Tanto cani. Vedete, l'edificio scolastico che è stato chiuso per problemi di sicurezza. Tanto cani, ciao cani. Cani che si mostrano anche loro. E qua, allora, ve lo faccio rivedere. Vi faccio fare anche qualche, vi faccio venire qualche lacrimuccia perché Amarcord. E queste erano le famose scalette che tra un po' prenderemo. Per risalire in via Roma, in corso Roma. Adesso siete pronti a guardare? Siete pronti io a guardare il campo? Il capello fuori campo. Allora, guardate, ragazzi, ecco l'edificio. Questo è lo stato in cui versa oggi. Ma acqua versa. Guardate, guardate, guardate. Qualche anno fa è stata costruita anche la scala antincendio, poi Un'ermetica chiusura, un un ermetico. invalicabile ostacolo. Attenzione, come farò a salire di qui? Non è possibile, non ci arriverò mai. Ma cancelli per Brunetta, ma bellissimo. Brunetta di ricchi e poveri. Allora, guardate il campo, guardate il campo. Tra l'altro, porte squadrate, linee nette, sembra il campo di Robocop, il campo dei robot. Però ci abbiamo passato tanti anni qui a giocare, insomma, a pallone prima che poi la Madonnina Diventasse fosse. quello il campo titolare, però Esatto. diciamo nessuno ha mai disdegnato questo posto. Esatto, anzi io sinceramente io ci tornerei a giocare con la lacrimuccia. Tra l'altro giocavamo, la cosa divertente, giocavamo in pantaloncini, ci buttavamo a terra, cemento armato più di Robocop e non ci facevamo quasi niente, a parte qualche. Là c'è dovrebbe essere una mia tibia da qualche parte, un gomito, guardate, un ginocchio, una rotula. Va bene, e poi di sotto si vedeva, ecco, l'Uvallone, la palla che finiva dall'Uvallone, cioè finiva giù verso i campi. E quante partite, Quante Salvatore? partite, inquadra un po' il lago, Sì. lì ci sono anche molti resti umani, in quanto i rovi ci tagliavano poco a metà. Veramente andare a prendere il pallone là, chi va, chi non va, vado io, vado tu. Chi l'ha tirata la E chi l'ha faccia tirata la faccia a pigliare, Madonna, pigliare. Però ragazzi. se ci sta uno più piccolo la faccia pigliare, quello più piccolo, mettete lo Sempre. cuore in pace, perché faccio quello più piccolo. Esatto. E poi ricordiamo un'altra cosa, da quel balcone si affacciava, e io lo voglio dire, si affacciava Luigi Carrozza, fondatore della Repubblica. Ho ausa, io saluto Guglielmo Dall'Occo che non era spesso d'accordo con le nostre partite di pallone e anche questo era Montacuto, fantastico, non era sempre d'accordo, a volte lo manifestava anche in maniera molto veemente, ma fermiamoci qui, non andiamo Non stiamo oltre. parlando di questo. Comunque, sono ricordi di una Montacuto che non c'è più da ormai credo 15 anni, 10-15 anni, no, più o meno. L'edificio ormai da quant'è che non è L'edificio utilizzabile? manca ai ragazzi da 4 anni almeno, cioè almeno se si voleva Anche fare di la più. partitella, no, se si voleva fare la partitella 3-4 anni fa, magari non venivi disturbato, adesso se ti Adesso beccano nel non si può campo fare. E non si vabbè, può è fare. inagibile. Va bene, dall'edificio da via Spinelli è tutto. Ciao. Ciao.